Eccoci con Cristiano Muciolo, allora il nostro coach vigilia di questa ultima giornata del girone di andata. Allora andiamo a giocare a Biella, Cristiano, una squadra che io personalmente non conosco, tu sì, invece spiegaci un po'. Io sì, perché insomma, buona parte di quei giocatori lì ho avuto il piacere di Esatto, allenarli e infatti. quindi sarà un piacere giocare contro di loro. È Ritorni una dove hai allenato, ritorno ritorno dove ho a casa. allenato e dove ho Piacevoli ottimi ricordi, infatti, ricordi, ottimi infatti. ricordi. E quindi insomma è una partita molto molto Pensi che ti difficile. metteranno il tappeto rosso? Una domanda un po'. No, io No, penso che scherzo. faranno di tutto per dimostrare che loro sono, come penso, degli ottimi, ottimi giocatori. E quindi ovviamente questa è una cosa, come si dice, negativa, tra virgolette, per noi, perché solitamente quando hai uno stimolo brutto, non sempre si può trasformare in energia positiva. Quando invece hai voglia di dimostrare, tra virgolette, da sfavorito, perché loro per la classifica sono sfavoriti, no? Di dimostrare qualcosa di bello, e invece diventa uno stimolo molto positivo. Quindi questo già è una problematica. A questo ci aggiungiamo il fatto che loro in casa non hanno mai perso da tre, quindi anche una corazzata come Lecco da loro ha lasciato un punto. Quindi scusate, non hanno mai giocato una partita in casa senza raccogliere punti. Fa sì che la partita sia ancora più difficile. Poi loro non hanno quasi mai giocato anzi forse mai giocato, credo, due partite consecutive con lo stesso sestetto, quindi hanno la possibilità di cambiare tanto. A volte l'hanno fatto per scelta, a volte l'hanno fatto per necessità, per degli infortuni. Fatto sta che comunque hanno un roster molto vario, con due o tre punti di riferimento fissi, che sono sicuramente il palleggiatore, il libero e loro C1 e l'S2 anche, e per il resto molte cose possono cambiare, sono cambiate durante queste giornate, per cui Quindi, è una partita veramente veramente molto difficile. Però anche io ci tengo, infatti, bravo. io nel senso io e la squadra che allena, la città che A che punto rappresento. siamo, coach? Dopo allora Cremona, diciamo no, Ni, domenica e sabato contro Acqui. E a che punto siamo? Io sono rimasto un po', non stupito perché è una parola sbagliata, però comunque sono rimasto un po' interdetto quantomeno da queste due prestazioni. Una, vabbè, pessima secondo me, e l'altra non pessima, però si poteva fare meglio contro Acqui, perché nelle vacanze natalizie, in questo periodo qui, non ci stiamo allenando male al punto tale da avere un calo che possa essere definito fisiologico costante. Quindi non lo so, io penso che abbiamo subito una brutta batosta psicologica inaspettata a Cremona, che l'abbiamo pagata ancora un po' contro Acqui, perché poi sul 24-20 del terzo set, quarto set, ci sono mancate un po' anche di sicurezze e di determinazione per chiudere il set, la partita in anticipo. E Biella onestamente non è la partita migliore per riprendere queste sicurezze, però è sempre la solita solfa, cioè partite buone per riprendere sicurezze non ce ne sono, perché partite facili non ce ne sono. Questa secondo me di tutte le trasferte è una delle più difficili, perché è una squadra che veramente in casa ha sempre fatto molto 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 bene, mentre fuori casa ha sempre faticato un pochettino, ha costruito i punti che ha in classifica attraverso le gare casalinghe, per cui ovviamente andare da loro a giocare sarà veramente molto difficile. Però noi siamo pronti e vogliamo andare a fare bene, vogliamo provare ad essere la prima squadra che porta via 3 punti interi del Biella. Ci proviamo, dai. Perfetto, grazie coach, ci vediamo sabato, grazie. Grazie.